Guerra all'ipotesi Abalo per l'Europa, cittadini esasperati lanciano la raccolta firme e chiedono di rilanciare il quartiere. Riaccendiamo i riflettori sulle zone verdi della città, documentiamo il degrado nel parco Uccelli tra sporcizia e erbacce. Progetto di integrazione in 11 città europee, a Vicenza i nomadi non sono interessati a partecipare. Crollo disastroso della volta della galleria nel cantiere della Pedemontana, comitati sul piede di guerra. Colpo lampo in tabaccheria, rubati in pochi secondi 20.000 euro di gratta e vinci, ladri a colpo sicuro. Parlamentari in sopralluogo alla Miteni, incontro con gli enti e le autorità competenti nel mirino, gli ultimi carotaggi. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, l'informazione di Rete Veneta in diretta. Come ogni sera vi accompagniamo con le principali notizie di giornata e naturalmente gli aggiornamenti. Partiamo andando all'Hotel Europa, al centro di polemiche anche dure nelle ultime settimane. I cittadini sono sul piede di guerra, all'orizzonte c'è questa ipotesi della creazione di un nuovo hub in città e loro iniziano una raccolta firme. Lei ha firmato oggi questa petizione, pensa che possa servire? Lo spero, o che comunque dia un messaggio che siamo stanchi. Ipotesi hub all'ex Hotel Europa, residenti e commercianti di San Lazzaro sul piede di guerra lanciano una raccolta firme perché non accettano un'ulteriore situazione di degrado in un quartiere che definiscono dimenticato. Sul piatto la questione della struttura, aggiudicata all'asta alla stessa società tienese che gestisce l'Hotel Adele, che rischia di diventare un nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo, e la gente proprio non ci sta. Il rischio è che si vengano a creare delle situazioni di ghetto che non sono certo l'integrazione che dovrebbe invece portare a qualcosa di positivo. È chiaro, la città di Vicenza non merita questo, ha già pagato numericamente parlando per presenze di profughi. Dal suo canto il sindaco Variati ha espresso sua totale contrarietà alla realizzazione di un hub a San Lazzaro, mettendosi dalla parte dei cittadini, quegli stessi che chiedono di essere tutelati e non presi in giro. E si sentono da una parte negli ultimi tempi presi in giro nel nostro territorio dalle banche che ci hanno portato via i risparmi, dall'altra parte in questo momento chi ha lavorato tutta la vita per avere un piccolo capitale immobiliare, se questo hub viene, il valore del capitale immobiliare per cui le persone hanno lavorato viene dalla mattina alla sera completamente dimezzato. A parlare è anche chi ha lavorato all'ex hotel nei tempi d'oro della struttura e che oggi cura altri alberghi cittadini. Si mette in prima linea perché l'Europa resti quello per cui è destinato. Se diventasse un hub sarebbe un po' più problematico far capire ai nostri clienti che è sempre una zona tranquilla e sicura. E per il 28 settembre è in programma un evento sul piazzale adiacente l'Hotel Europa che coinvolgerà residenti e commercianti di San Lazzaro per rilanciare la zona. Non abbiamo bisogno di più degrado di quello che abbiamo, perché Vicenza, come ho detto prima, è dei vicentini e Vicenza non ha solo Piazza dei Signori. Parchi pubblici e degrado, non ci sono solo Campo Marzo e Parco Querini. Siamo andati a testimoniare la situazione a Parco Uccelli lungo Viale Dalviano. Guardate qual è la situazione. Tornano a riaccendersi i riflettori di Rete Veneta sulla situazione dei parchi a Vicenza. Ha fatto scalpore il ritrovamento sabato scorso del corpo senza vita di un uomo con a fianco una siringa nel piccolo parco intitolato al missionario saveriano padre Pietro Uccelli, lungo Viale Dalviano. Noi siamo tornati per capire, filmare la situazione in cui versa il piccolo parco e sentire cosa ne pensano i vicentini. È un po' lasciato in abbandono, però ogni tanto qualche lavoretto, però così così. I segnali dell'esistenza di un parco non mancano, il cancello col lucchetto, i cartelli con i divieti e quello con l'intitolazione, una panchina, ma poi soffermandosi un po' di più ecco le cartacce abbandonate, le erbacce che crescono in maniera selvaggia e l'antica torre mezza cadente recintata. Il piccolo parchetto appare abbandonato eppure un tempo, ricordano i vicentini, quel parco era diverso. Io mi ricordo quando ero bambino che mio nonno mi portava lì a giocare. Questo parchetto qua ci andavo a giocare io da piccolo, è un po' che non ci passo. Oggi invece ricettacolo di sbandati, di chi cerca un angolo tranquillo, poco illuminato per magari farsi l'ultima dose. Anche le frequentazioni del parco sono un po' dubbie, per cui forse anche quelle sono difficoltà che magari vanno a sommarsi al degrado che già c'è.
ci sono delle persone che non hanno veramente riguardo nei confronti della città e si vedono delle cose anche fuori per le vie di tutti i tipi, e sinceramente bisognerebbe che l'amministrazione prendesse atto di questo problema. Un piccolo scrigno verde da recuperare e ridare alla collettività, secondo i vicentini. Dovrebbe essere comunque una priorità, vista anche la storicità del luogo. Sarebbe da sistemare il prima possibile. Sarebbe da, insomma, stanziare qualche fondo magari per tenere in ordine anche questi reperti della città. Adesso parliamo di integrazione e di nomadi. C'è un progetto europeo che coinvolge 11 città proprio per l'integrazione dei Rom, solo che a Vicenza non c'è tanta voglia di partecipare a questa idea, a questo progetto. Integrazione, parola oggi decisamente abusata, sventolata spesso a sproposito, in nome di ideologie politicamente corrette, anche a costo di essere scorrette. Ma quando invece è uno sforzo condiviso innanzitutto da chi vuole essere una risorsa per la società, allora integrazione è cosa buona e giusta. A Vicenza l'ultimo progetto si chiama Easy Towns, 11 le città di tutta Europa, tra cui Vicenza, che per 2 anni hanno condiviso le migliori pratiche per promuovere l'inclusione sociale a ogni livello, cercando soluzioni ai problemi degli anziani, dei giovani, dei carcerati, dei profughi, come degli immigrati regolari, fino ai nomadi. Oppure no? Sui nomadi non abbiamo affrontato questo argomento perché non c'è stata la volontà e il desiderio di integrazione. Avevamo approcciato... Da parte di chi? Vostra? No, noi eravamo... Dei nomadi? Diciamo che non è stato... sì. Ma come? È possibile che i nomadi non abbiano voluto partecipare? E dire che a Vicenza, quando si parla di integrazione nei quartieri, viene da pensare innanzitutto proprio a loro. Io penso che bisogna anche accettarli, però con le nostre regole. Rubano, sporcano, fanno un po' di tutto. Io ho visto anche delle fanno pipì vicino ai cassonetti e queste cose che insomma non sono il massimo. Sentito? I vicentini chiedono l'inclusione, ovviamente, alle regole della nostra città. E invece, in questo caso, secondo l'assessore, è mancata la volontà dei diretti interessati, i nomadi. Non c'è stato un desiderio di partecipare. Quello di cui si lamentano i cittadini di Vicenza. Ma le scuole, ad esempio, fanno integrazione. E già, le scuole fanno integrazione. Il problema, come racconta questa signora, è che non tutti i nomadi ci vanno. Ho avuto un'esperienza, finché il ragazzino andava a scuola all'età di mio figlio, all'elementare, si comportavano bene. Dopo, quando non è più andato, ha cominciato a rubare i motorini anche di mio figlio, per cui a un certo momento rispetto delle regole. Ci vuole anche ovviamente un lavoro comune, servizi sociali, assistenti sociali, dialogo con i responsabili dei nomadi. E la volontà. La cronaca ora, crolla la volta di una galleria all'interno di un cantiere della Pedemontana a Castelgomberto. I comitati dicono, l'avevamo detto, la zona è altamente a rischio. Non passo, mi fermo lì dove avete messo i picchetti. No, non si vede, sta frenando tutto. Le immagini stesse girate dal coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa danno l'idea del rischio corso. Sono su un'area demaniale, la responsabilità è mia. Una tragedia evitata per miracolo. In quel momento gli operai non erano al lavoro in quel tratto, oppure avevano avuto qualche avvisaglia, ma a rischio potevano essere anche in molti passanti. Un miracolo che anche i passanti, perché quell'argine, praticamente è crollato un argine di circa 40 metri con una estensione di fino a 25 metri, diciamo l'area, il foro, che adesso in queste ore penso si stia allargando, ma è una zona frequentata da persone con i cani, da persone che vanno a funghi, da persone che passeggiano. 40 metri di argine sono piombati 25-30 metri più in basso alla base del tunnel, una situazione che rischia di peggiorare di ora in ora anche a causa del maltempo che sta imperversando, essendo tra l'altro una zona di risorgive, dunque di per sé fragile. È un'area delicata dal punto di vista geologico, molto pericolosa se si va a sollecitarla, no? E avevamo predetto le mancanze di questo progetto. A noi
pare assurdo che non abbiano spostato il Poscola e poi fatto l'opera. Un tratto maledetto, quello della pedemontana tra Castel Gomberto e Malo, e che termina a Villa Verla. Circa un anno fa, nel verso opposto, scavando nella roccia, era morto un operaio per un crollo analogo. Il lotto più costoso, da solo, costa 600 milioni, di cui quasi 500 solo per il tunnel. E ricordiamo, a tutt'oggi, gli espropriati non hanno ancora visto un becco di un quattrino, mentre i costi lievitano. Noi l'avevamo detto ancora a marzo e anche negli anni precedenti, che quell'area, che quel punto lì, dal punto di vista economico, non solo ambientale ma economico, era un punto delicatissimo. Questa situazione è in grado di far esplodere i costi. Non manca la pressione da parte dei comitati. Sono bastati pochi millimetri di pioggia a provocare, dicono, un tale danno, e il rischio che si possano verificare altri crolli è altissimo. Non ci si può fidare dell'area in cui si sta scavando. Blitz in tabaccheria, colpo durato pochi secondi, siamo in zona Mercato Nuovo. Colpo alla tabaccheria in piazza Mercato Nuovo. Dalle immagini della videosorveglianza si vedono chiaramente i ladri con il volto travisato entrare nel locale, arraffare quello che riescono e quindi uscire, messi in fuga dal fumogeno. Hanno rubato i Gratta e Vinci, 64 pacchi di Gratta e Vinci. Del valore di? 300 euro a pacco. Un furto da 20.000 euro in piena notte, i malviventi hanno agito in una manciata di secondi. Suonata l'allarme, siamo arrivati subito, c'era già la vigilanza, poi sono arrivati i carabinieri. Hanno fatto danni? Sì, è spaccato un vetro e bucato le gomme della macchina. Entrati da dove? Da dietro, da finestra. Hanno infatti sfondato un vetro e forato le gomme delle due auto dei titolari parcheggiate sul retro dell'edificio, tutto calcolato nei minimi dettagli. Secondo lei sapevano già come muoversi all'interno? Certo, sì. Hanno fatto velocissimo, quindi sapevano sicuro. Vediamo questa foto, incidente in giornata ad Arsiero, siamo in via Monte Maggio, due auto si sono scontrate probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. In ospedale sono finiti un 65enne e un 85enne, uno dei due è in gravi condizioni. Ancora cronaca, gira con un coltellaccio da cucina in tasca e finisce nei guai. San Lazzaro girava per strada come se niente fosse, con un coltellaccio da cucina nei tasconi dei pantaloni. L'uomo, un 31enne romeno in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è stato fermato ieri sera dagli agenti dell'unità anticrimine per un controllo di routine. Non è sfuggita la protuberanza nei calzoni e, chiesti chiarimenti, l'uomo ha tirato fuori il coltello senza dare spiegazioni sul perché se lo portasse appresso. Sequestrata la lama, per lui è scattata una denuncia per porto ingiustificato d'arma. Se spacciate, non dimenticatevi il bilancino con cui pesate la droga sul cruscotto dell'auto, perché potreste passare i guai. Certo è che se è proprio cercata la coppia all'interno di una Peugeot parcheggiata in Viale Trento in città, pensando forse che la cosa passasse inosservata, hanno posizionato un bilancino per dosare la droga proprio sul cruscotto dell'auto e lì se lo sono scordato. Hanno cominciato a dividersi lo stupefacente per fumarselo in santa pace, ma la scena non è sfuggita agli agenti della Volante, che hanno bussato ai finestrini dell'utilitaria chiedendo ai due occupanti, visibilmente nervosi e agitati, una 24enne di Valdagno e l'amico 31enne di Schio, noti per reati legati alla droga, di uscire dal veicolo. Bilancino sequestrato assieme a un quantitativo di hashish per uso personale. Piazze controllate dai volontari dei carabinieri nei giorni di mercato. Dopo l'alluvione dei fiumi, oggi Vicenza annega nel degrado. Così, se una volta sulle strade c'erano gli angeli del fango, oggi ecco gli angeli della sicurezza. 38 volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che, a turni di almeno due per pattuglia, controlleranno le piazze del centro storico il giovedì mattina, giorno di mercato, da via Roma a Corso Palladio fino a Piazza dei Signori e Piazza San Lorenzo. I borseggiatori sono avvertiti. Segnaliamo qualsiasi problematica che possa verificarsi nel centro di Vicenza o durante il nostro servizio. Comunque siamo in contatto diretto con la polizia locale, ma ciò non toglie che comunque possiamo chiamare le altre forze dell'ordine che a richiesta intervengono immediatamente. Intervento dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato all'interno del locale macchine del depuratore di Sant'Agostino a Vicenza.
Un guasto elettrico sarebbe la causa del rogo che ha provocato un grave danno al depuratore di Sant'Agostino a Vicenza. L'allarme è scattato alle 17.30 sul posto i vigili del fuoco che hanno cercato di spegnere le fiamme che avevano invaso il locale tecnico, dove sono andate distrutte delle macchine soffianti adibite all'ossigenazione del trattamento delle acque. Sul posto sono poi intervenuti i tecnici di Acque Vicentine per predisporre la sostituzione dei macchinari andati completamente distrutti. Brutta giornata quella di domani per i ragazzi che vanno ancora a scuola a Vicenza. Riprende l'anno scolastico, prima campanella, e sentite qual è il bilancio sul fronte dei vaccini. Scuola al via, ma come la mettiamo con l'obbligo dei vaccini? Nel Vicentino sono 10.000 i bambini non in regola con almeno una delle 10 coperture richieste. In pratica è fuori legge un alunno su 3. L'Ulsotto, per arginare la situazione, è costretta agli straordinari. Per questo, nelle 11 sedi dove si somministrano i vaccini, sono state aggiunte altre sedute e si aumentano gli orari. A Vicenza, in via Albinoni, a Creazzo, Sandrigo, a Longare, Arzignano, Valdagno e a Lonigo. Tra un po' vi diciamo quanti sono gli studenti vicentini che andranno a scuola. Prima, breve parentesi sui PFAS. Giovedì senatori e parlamentari saranno in sopralluogo alla Miteni. Insomma, le indagini per cercare di capire qual è la situazione proseguono. Casa FAS. Mentre finalmente prende avvio la commissione d'inchiesta regionale, senatori e deputati si ritroveranno giovedì mattina davanti ai cancelli della Miteni S.p.A. di Trissino per gli aggiornamenti. Sarà un vero e proprio sopralluogo con audizioni dopo l'indagine del NOE. Gli occhi sono puntati sui carotaggi che da settimane si stanno svolgendo sul terreno dell'azienda e nelle immediate vicinanze. Dopo la visita all'azienda i deputati si sposteranno in prefettura a Vicenza, dove verranno ascoltati il procuratore di Vicenza Antonino Cappellè, il comandante del NOE, il direttore dell'ARPAV e i direttori generali dell'USL Iberica Pavesi e regionale Mantoan. Venerdì sarà invece la volta di alcuni sindaci dell'amministratore delegato della Miteni. Parliamo di turismo. La Regione Veneto finanzia dei progetti volti proprio a sostenere il turismo, ma Vicenza diciamo che non va benissimo, è fanalino di coda tra i capoluoghi. Turismo a Vicenza? Ai 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 ai, la Regione Veneto mette sul tavolo 12 milioni di euro in 3 anni per riqualificare immobili e servizi e rendere più belli e moderni gli alberghi, le pensioni, i bed and breakfast e i campeggi. Ma Vicenza non ne approfitta e così nella classifica dei primi 56 progetti immediatamente finanziabili, 28 arrivano da Venezia, 14 da Verona, 6 da Padova, 6 da Treviso e solo 2 da Vicenza, per un valore di 800.000 euro. Insomma, se da una parte si punta a intercettare i turisti anche con mostre come quella su Van Gogh, dall'altra le strutture ricettive non approfittano dei finanziamenti per riqualificarsi e noi ci chiediamo perché tutta questa ritrosia. Andiamo avanti, abbiamo detto dei ragazzi che torneranno a scuola, c'è il problema legato ai vaccini, c'è anche un problema però legato agli insegnanti perché i professori sembrano non bastare. Si riparte. Domani 13 settembre torna a suonare la campanella per 130.000 studenti vicentini. Un anno che si avvia zoppicante a causa delle cattedre non coperte, del personale insufficiente nelle segreterie, oltre al ricorso massiccio alle supplenze. A Vicenza su 1.248 nuovi insegnanti solo 593 saliranno in cattedra in modo stabile. Si raccendono anche i riflettori sulla criticità legate alla riforma che modifica la valutazione, rende obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro ed elimina la prova invalsa dell'esame di terza media. Mi metto nei vostri panni domani quando suonerà la sveglia. Lasciamo perdere, ci siamo passati tutti. Questa sera, puntuali, vi raccomando, 21.15, c'è Focus. In studio con il direttore Luigi Bacialli ci saranno Luciano Sandonanto, Nella Tocchetto, Deborah Varaschin, Valente Chieregato, Marco Paccagnella e Alcide Candiotto. Aspettiamo i vostri messaggi. È tutto per questa edizione di TG Vicenza, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata su Rete Veneta. Le previsioni per domani: cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature più basse di notte e più alte di giorno rispetto a martedì. Venti in alta montagna moderati o tesi da ovest, altrove deboli con direzione variabile.